Alan, consegnami la busta. Spicciala, vieni, vieni. Sì. Il naufrago che vince l'isola dei famosi 2021 è... Che uno poi dice, ma è vera quella cosa? Che cosa c'è scritto dentro il biglietto finale? C'è scritto questo, abbiamo le prove, l'abbiamo rubato, è qui in carne ed ossa. Carne ed ossa. Foglie inchiosse. Che il naufrago che vince l'isola dei famosi 2021 è... Traduciamo dall'inglese al napoletano, okay. Da Paul Gascoigne al napoletano. Ok. Mia mamma, tua mamma, sua mamma. Ok, mia mamma, tua mamma, sua mamma. E questo qua in italiano. In napoletano è molto okay. Più semplice. Ah, va bene. Mamma ma. Mamma ma. Mamma te. Mamma te. Mamma ma. Mamma ma. E mamma te. Mamma ma. E mamma te. Mamma te. E mamma te. E mamma te. Lista. Ascolta, okay. Ascolta. Ma se qualcuno ti dice qualcosa, okay. Oh, sei veramente stupido. Come mamma te. Gascoigne e l'italiano praticamente sono due linee parallele, sono due cose che non si incontreranno mai. Abbiamo un verme. Sì. Eccolo. Eccolo, grande verme. Ma sei londinese o sei tedesco? Perché lui parla un po' così, fa nein, si sveglia la mattina e cerca di pescare le pesce. Penicottero si chiama, penicottero. 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 Peni in Roma is pasta. No, tu sei sicuro che Roma peni significa pasta? Quale Roma hai visitato? Ciao a tutti e ben ritrovati qui a Casa Chi, è con noi oggi il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Awed! Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera perché è semplicemente dopo mezzogiorno, ricordiamo. Sto pensando a questa cosa, ok, ho tantissimo seguito sui social, una volta che l'ho comunicato tantissime persone sapevano della mia presenza al reality, quindi una volta che sono uscito e mi presento in queste condizioni, sono giustificato perché ho fatto l'Isola dei Famosi. Ma mi metto nei panni di chi non sapeva minimamente che io prendessi parte all'isola, no? E mi rivede nei successivi giorni. Non lo so, magari la cassiera dell'Ipercop, no? Che non mi ha visto per 4 mesi, torno e mi presento così. Sic sic, chini barbie che si capilla nanza al watch. Cioè, se mi vede così, la cassiera praticamente penserà, ecco dove è stato. Ha affrontato il periodo peggiore della sua vita, appena uscito da un periodo di depressione, perché non si spiega altrimenti. Effetto strano comunque post isola a livello mentale, praticamente che tendo ad essere vestito e a vestirmi per bene mentre sono in casa, perché avendo vissuto 85 giorni in costume da bagno mi mancava anche l'idea, non so, di profumarmi, di farmi una doccia, cioè di essere leggermente carino, quindi praticamente io passo le giornate da solo in casa in camicia, è così.